Michele Hodoupě. Collega, devo farti i complimenti per questo simile avanzone che hai preparato. Veramente buono. Ma visto che in questi giorni fa un freddo becco che ha anche nevicato, stasera. Stasera un piatto antifreddo. Sembra logico. Giusto. Un bel piatto di calderoni di Gragnano con le lenticchie. Invitante, invitante. Allora facciamo l'aperitivo intanto, Ma sì. dai. Dai, dai. Napoli. Proprio buono. Allora, collega, iniziamo? Direi di sì. Tanto è, accendo il fuoco. Nella padella vado a mettere un po' di olio aromatizzato al peperoncino, potete usare anche un olio normale. Vado ad inserire nella pentola il classico trito, cipolla, carota e sedano. Aggiungo anche uno spicchio d'aglio che poi andrò a togliere. Ma lei, chef Miglione, cosa fa? Io osservo. Tanto per cambiare. Se serve, intervengo. Vado a stufare con del brodo vegetale che abbiamo già pronto. Senti la musica di queste verdurine che sfrigolano. Le nostre verdure sono stufate, vado a mettere della pancetta affumicata tagliata a cubetti. La facciamo andare per qualche minuto. La nostra pancetta si è un po' abbrustolita, vado a togliere l'aglio. A questo punto vado ad inserire una patata tagliata a piccoli pezzi, ma questo è facoltativo. Io la metto per avere un po' più di cremosità nel piatto. Insieme con le patate è arrivato anche il momento di mettere le lenticchie che avevamo in precedenza sciacquato. Facciamo andare il tutto per qualche minuto. A questo punto vado a mettere della passata di pomodoro. Metto anche un mazzetto di rosmarino e timo che ho legato perché poi andrò a togliere. E copro tutto col brodo. Facciamo affondare gli aromi, copro, abbasso un pochino la fiamma, ci rivediamo fra circa 40 minuti, controlleremo dopo un po' se sarà il caso di aggiungere un po' di brodo ancora. Sono Aspettiamo. passati 40 minuti, vado a togliere il nostro mazzetto di sapori, metto i calderoni di Gragnano. Aggiungo il brodo, alzo un pochino la fiamma e portiamo a cottura la pasta. Teniamo mescolata la nostra pasta, 12-15 minuti, è pronta. Passato un quarto d'ora da quando abbiamo messo la pasta, quindi spengo il fuoco, vado a mettere un po' di sale, perché finora avevamo salato solo il brodo, un po' di pepe, del parmigiano, un goccino di brodo ancora, una bella mescolata, bella cremosa, al punto giusto, vado a coprire. E lascio riposare un paio di minuti prima di lasciare il campo a Chef Michelone che impiatterà. Bella
bel piatto fumante per combattere il freddo di questi giorni. Collega, siamo pronti per mangiarci questo piatto corroborante e ci abbiniamo un dolcetto d'alba tra vigne della cantina Vietti. Bene, nasdravi. Nasdravi. Il suo collega sta cucinando, ma lei, chef Michelone, cosa fa? Io faccio il bastianici. Michele Hodoupie.